Ragazzi, buonasera a tutti. Benvenuti in questo Motivation Tuesday. Sono Edoardo Cucca. Mi presento per chi non mi conosce. Mi sentite? Fatemi un cenno. Bene. Allora, conosco questo settore da quando sono un po' più piccolino e penso che sia una delle opportunità migliori al momento. Ma in generale, penso anche che sia un'opportunità grandissima di crescita per ognuno di noi. Questa sera il mio compito è di presentare Valentina, che è una donna che definisco in due modi, buona, ma allo stesso tempo caparbia. Quindi lascio la parola a Valentina Sampierisi. Buonasera a tutti ragazzi. Allora, piccola premessa eh, che devo per forza fare: sono emozionatissima veramente tanto, quindi spero davvero di non impappinarmi o cose del genere. Se dovesse succedere, capitemi, per un attimo pensavo di prendermi il Restorate per farmi un attimo venire la biocco perché mi serve calmarmi, eh, ma per questo ho degli appunti che ho qui con me perché ci tengo veramente questa sera a dirvi tutto quello che voglio dirvi. Ho pensato tanto a cosa dire durante questa serata perché l'appuntamento di solito che è lunedì del Motivation Monday è il mio preferito. Quindi stasera per me essere qua è una cosa che mi rende veramente contentissima e l'emozione a volte può giocare brutti scherzi. Mi presento per chi non mi conosce, anche se qua vedo tante persone che conosco. Io sono Valentina, sono una mamma di tre bambini. Sono un ex magazziniere, ho fatto questo lavoro per 12 anni. E a un certo punto avevo voglia di pensare un po' a me. Vorrei iniziare questo discorso un po' come tutte le mamme e dirvi che i miei figli sono stati l'unico mio. Perché, però la verità è che non è vero. Sono stati un grande perché, però eh, in linea di massima il mio motivo principale è stato che a un certo punto io avevo voglia di realizzarmi. Avevo voglia di pensare a me stessa e quando hai tre bambini là fuori possibilità ce ne sono poche. Perché una mamma non sempre riesce a scalare un piano corriera in un lavoro tradizionale avendo tre bambini, per mille ragioni. Così avevo voglia di cercare una chance, trovare una chance e mi sono avvicinata al network marketing e oggi sono qui, conosco tutti voi grazie a questo bellissimo settore che mi sta dando l'opportunità che io tanto cercavo. Voglio lasciare un po' stare tutta la mia storia perché la conoscete, molti di voi la conoscono e raccontarvi quello che è successo il mese scorso. Ve lo voglio raccontare perché quello che è successo non ci credo neanche io. Il mese scorso io e il mio team abbiamo chiuso una qualifica importante, ma non è tanto la qualifica quanto l'ultimo giorno di chiusura della qualifica che è stato un, un qualcosa di pazzesco che mi ha insegnato tanto. Dovevamo chiudere un International Marketing Manager, quindi un obiettivo di 10.000 di fatturato e mancavano 2.000 punti da fare l'ultimo giorno. Molti mi chiedono come hai fatto Ale, non lo so, l'ho voluto tanto. E in quei giorni io chiedevo a tutti i miei colleghi che avevano fatto quella qualifica com'è che l'hai fatta, e tutti mi rispondevano: Non lo so, l'ho voluto e l'ho fatto. E allora oggi mi sono soffermata un attimino a pensare che cos'è questo non lo so, come lo spiego. Io l'ho percepito così. Lo vuoi talmente tanto che inizia a cadere. Iniziano ad arrivarti no, iniziano ad arrivarti le difficoltà, però tu vai avanti. Vai avanti spedito, perché tu vuoi quella cosa. Arrivano i momenti difficili, che sei lì che scleri e guardi il tuo ufficio virtuale e dici porca miseria. Però vai avanti. E durante il mese magari ne hai avuti tanti di momenti difficili, però sai che sono lì per passare. Servono solo a farti crescere, non sono lì per restare insieme a te. E quindi cosa succede? Che quel giorno le ore sono passate, i minuti sono passati e a un certo punto, la verità ragazzi, è che io ho alzato gli occhi, ho guardato il gestionale, il nostro ufficio virtuale, e i punti erano lì. Ho detto, cazzo, abbiamo l'International Marketing Manager. Quando è successo? Perché a un certo punto neanche mi sono accorta che eravamo arrivati all'obiettivo. Eravamo talmente presi tutti ad arrivarci che, che era lì, era fatto. E ancora ad oggi non so bene come sia successo. È quella forza di volontà che hai dentro. L'unica cosa che ho capito importante è che dovevo permettermi di sbagliare. A volte tu sei lì, devi arrivare alla tua qualifica, devi arrivare al tuo obiettivo, ma ti freni perché hai paura di sbagliare. Datti la possibilità di sbagliare. Fai milioni di errori. L'importante è che non fai lo stesso, che quando fai un errore te ne rendi conto, vai avanti, magari ne fai un altro, ma tu vai avanti lo stesso. Perché? Perché nessuno può controllarti, nemmeno tu, nemmeno i tuoi errori. L'unica persona con la quale tu hai a che fare quando fai questo lavoro, realmente, la trovi la mattina quando ti guardi allo specchio. E quando il mio sponsor lo diceva a me, io non lo capivo, non la capivo questa cosa qua. Non l'ho capita subito, però è così. Nessuno può decidere per te. Io oggi ho preso un attimino in considerazione la, la parola decidere. In realtà l'ho fatto anche qualche tempo fa, però sono andata un attimo, un attimo a rivedermela. Decidere è una parola che arriva dal latino e si dice decaedere, che letteralmente vuol dire recidere, eliminare, tagliare. Cos'è che vai a eliminare, a tagliare quando decidi la possibilità di fallire? Chi prende una decisione non ha neanche un piano B, perché la sua decisione è talmente forte che quella cosa andrà come ha deciso, punto. Ed è quello che è successo l'ultimo giorno della chiusura di quella qualifica a me. In questo settore vince chi decide, quindi elimina la possibilità di fallimento, decide di farcela. Allora io ho iniziato a guardare in questi giorni un po' anche tra di noi, no? Ma anche tra tutti i leader che possiamo vedere in questa azienda, in questo settore, un po' le differenze tra chi vince e chi perde. L'ho fatto per analizzarmi io, sincera, no? Per capire dove potevo migliorare. E le differenze basilari che ho trovato sono tre. La prima è che di solito chi vince ha una predisposizione grande a trovare soluzioni. Infatti non ha mai problemi, ma non perché non ne ha, ma perché per ogni problema trova una soluzione, mentre chi perde trova un problema ad ogni soluzione, cioè tu gli puoi trovare mille soluzioni, ti troverà mille problemi. Chi vince abbraccia le sfide, le coglie in pieno, mentre chi perde molla di continuo. Poi chi vince accetta le critiche costruttive perché sa che possono portare miglioramento. Chi perde dà la colpa a chiunque meno che a se stesso e si giustifica continuamente. Non è un giudizio perché tutti per un periodo della nostra vita siamo dalla parte sbagliata, ma possiamo decidere di essere dei vincenti. E quello che ho pensato nel decidere di essere dei vincenti è che là fuori la gente continua a fare compromessi, accetta un lavoro che non gli piace, magari è sottopagato. Si fa trattare male dal capo, eh, accetta una vita che non le piace, ma non noi. Noi no, sapete perché? Perché se siamo qui stasera, di martedì alle 9 d'estate, che potremmo essere in giro a fare chissà che cosa, è perché abbiamo deciso di non accettare compromessi. Perché siamo qui e noi le cose le vogliamo cambiare. E non importa quanto ci vorrà, quanto ci metteremo, ma noi ce la faremo. Perché? Perché a me viene da ridere, perché questa è una frase che da un po' che dico la dico prima o poi: noi siamo qui, abbiamo il cuore a forma di L, l, l di Fitline, però è l, l anche di libertà. Abbiamo la voglia di farcelo, se no, non eravamo qui stasera. Una cosa che mi ha insegnato questo percorso, e lo dico perché qualcosina l'ho vissuta nella mia vita, è che il 20% è cosa ti succede. L'80% è come reagisci. Le cose ti capiteranno, ti capiteranno sempre, però se tu hai il modo giusto di reagire, porterai bene nella tua vita e imparerai anche a fare quel 20% di azioni che ti porteranno l'80% di risultati. Un'altra cosa importante, l'ultima che voglio dire, è il ritmo. Una cosa che io ho fatto questo mese è tenere il ritmo. Allora mi piace usare l'esempio delle pietre focolai. Ok? Perché sono andata un po' a cercarmi degli esempi, no? Se tu devi accendere delle pietre focolaie, non puoi pretendere che la scintilla si accenda se tu vai così. Non lo farà mai. Quando è che accendi la scintilla con le pietre focolaie? Se tu tieni il ritmo. Il ritmo qual è? Sempre, 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 sempre. Finché la scintilla si accende, tu accendi la legna, accendi il fuoco. E poi cos'è che devi fare una volta, una volta che il fuoco è acceso? Continuare a buttarci su legna, perché il fuoco lo devi tenere acceso, lo devi tenere vivo, tenerlo con te. Il mio obiettivo personale questo mese è tenere il ritmo che ho tenuto il mese scorso. È questo che mi ha insegnato il mese scorso. E so che tutti noi qua dentro possiamo fare, no, stiamo facendo, noi facciamo grandi numeri, perché siamo il team migliore di sempre. Adesso io voglio lasciare la parola a una persona che di ritmo ne tiene, una persona che io stimo tantissimo e che potrei ascoltare per ore. Iani, a te la parola. Grazie mille Vale, grazie mille davvero, mi sentite? Ok, ottimo. Allora, grazie mille per, per il tuo intervento perché era un intervento carico di tutto quello che è successo il mese, il mese scorso, e si sentiva dalle parole, dal, dall'atteggiamento, hai detto tante cose venali che ti venivano da dentro, perché sono successe poco tempo fa. E penso anche di doverti ringraziare, perché tu il mese scorso sei stata una mosca bianchissima, perché hai fatto qualcosa che in realtà non è esclusa a nessuno come singola prestazione dentro il mese, perché lo possono fare tutti però è anche un risultato che non possono fare tutti insieme nello stesso mese ed è una cosa che può capitare a ognuno di noi, certe volte può anche capitare mai nella carriera di un networker, però tu il mese scorso hai dato tanto credo a moltissime persone che fanno questa attività in questo team, nel senso che sei stata, magari tu neanche lo sai, quindi te lo sto dicendo io, sei stata punto di riferimento anche per altre persone che magari non, non hanno mai parlato con te, non ti conoscono, hanno solo visto quel risultato lì. Quindi, ti ringrazio perché queste sono prestazioni singole nel mese che danno tantissima forza a tante altre persone del, del nostro intorno. Quindi, in qualche modo, ha influenzato il tuo team, ha influenzato anche i team che vivono complementari al tuo. E grazie anche a Edo per l'introduzione e mi presento perché sicuramente ci sarà qualcuno nuovo che ha la fortuna di non conoscermi, io mi chiamo Gianni, ho 35 anni, sono collegato da Varese, questa sera vi parlerò di network, riprenderò degli argomenti di, di Valentina senza che ci fossimo messi d'accordo in precedenza e, e vi racconterò in maniera logica, perché ho 5 anni e mezzo di esperienza alle spalle, alcune dinamiche che molti di voi stanno vivendo, altri vivranno un pochino più avanti nell'attività, e altre persone, magari queste dinamiche ne stanno soffrendo. Quindi il mio compito questa sera è magari chiarire un po' le idee di quelle che sono alcune, alcuni meccanismi del network. Io bene o male, tutte le volte che mi capita il lunedì, in questo caso il martedì, di, di parlare davanti, davanti a tutti voi, parto sempre dal presupposto che è come se stessi parlando alle persone con cui collaboro e sono sempre convinto che le cose che devo dire alle persone con cui collaboro poi possono essere riciclate e ascoltate da tutte quelle persone con cui non collaboro direttamente, ma stanno vivendo la stessa realtà che stanno vivendo loro. Quindi io in questo momento è come se parlassi con le persone con cui lavoro a stretto contatto, però allo stesso tempo sono argomenti per tutti. Prima Edo, quando ho introdotto, ha parlato di opportunità e parlerò, inizierò parlando di opportunità e recentemente in una delle dirette che ha fatto Silvia, mentre parlava con Francesco, c'è stato un momento in cui c'è stato un blackout di Francesco perché non gli andava la connessione, e lei per una trentina di secondi ha parlato da sola e ha detto una cosa che io condivido tantissimo, cioè che il network è un qualcosa di troppo intelligente per non essere sfruttato, qualcosa di troppo intelligente da non essere preso in considerazione. Io sono completamente d'accordo con questa affermazione, soltanto che mi sono reso conto, prima su me stesso, poi sugli altri, che prima che venga considerato un'opportunità grande e intelligente da non poter non essere colta, All'inizio non è considerato un'opportunità. E non solo dalle persone che sono fuori da questo contesto. Non è considerato un'opportunità dalla persone che fanno network. Cioè, tante persone in questa Zoom non lo considerano opportunità ed è legittimo. Tante persone che avete sponsorizzato e non sono qua stasera non lo considerano opportunità ed è legittimo. Tanti altri che sponsorizzerete faranno fatica a considerare l'opportunità da subito, ma avranno bisogno di tempo in cui dovranno essere affiancati. In cui bisognerà sprecare tante parole che non verranno ascoltate, in cui bisognerà avere pazienza e così via. Quindi, questo ragionamento mi ha fatto pensare: mi fatto pensare: ma perché ad oggi una persona si iscriva a fare network marketing? La realtà è che non si scrive la maggior parte, ovviamente, perché non è mai un, un assoluto totale. La maggior parte non si scrivono perché ci vedono un'opportunità, si scrivono perché sperano di vederci un'opportunità perché magari sta funzionando per te, o sembra stia funzionando per te la maggior parte si iscrivono perché magari hanno in loro due, tre minuti di follia in cui dicono quasi quasi i prodotti iniziano a prenderli scontati, quasi quasi mi butto anch'io dentro quel gruppo che vedo sempre fare delle grigliate in giro, quasi quasi in mezzo a tutte le cose che faccio per 137 euro apro anch'io il mio codice e vediamo come va. Succede questo. Quindi questo mi ha fatto ancora più ragionare sul cosa serve a ognuno di noi come distributore singolo, individuale, per promuovere l'attività verso le persone che non la fanno ancora questa attività. I prodotti ci aiutano, sì, perché i prodotti ci danno credibilità dove ancora credibilità non ce l'abbiamo, perché la maggior parte delle persone che sposa il prodotto non ha per forza il sentore di dover sposare a pieno noi, perché si limita a sposare il prodotto. Poi noi dobbiamo essere bravi ovviamente a raccontargli e fargli vivere un'esperienza che lo porti a fidarsi anche di noi. Però di base, noi come persone cosa possiamo portare sul piatto a chi ci guarda da fuori? Credibilità e essere delle persone piacevoli. Ancora prima di essere competenti, dobbiamo essere credibili e persone piacevoli. Soltanto che queste due cose sono diverse nel, nella loro creazione. Perché per essere credibili abbiamo bisogno di tanto tempo. Non è immediata questa cosa qui. Ora vi faccio ragionare su una cosa. Quando. Ognuno di noi posta il fatto che, esempio, Fitline negli anni è cresciuta di fatturato, sta provando a rendersi credibile attraverso la sua azienda. Chi posta che il network marketing a livello di volume somma l'industria cinematografica, della musica, dello sport, eccetera, eccetera, sta provando a rendersi credibile verso chi gli guarda le storie. La realtà è che se una persona non è credibile, quelle storie non sono credibili passano vuote, come sabbia nel deserto. Perché paradossalmente noi postiamo per sembrare credibili, ma la realtà è che è la persona che è credibile che fa diventare le sue storie credibili. È il contrario. Noi riusciamo a diventare credibili solo essendo presenti tutti i giorni con le persone del nostro intorno, che sia sui social o che sia dal vivo. Noi diventiamo credibili soltanto se prima di portare il risultato, perché il risultato è l'ultima cosa che arriva, noi portiamo continua presenza sul campo. Perché una persona, anche la più sorda, la più cieca, la più lontana, se ci vede per tanto tempo presenti, sicuramente nella sua testa, prima di crearsi quello che fa intelligente, quello che fa è utile, quello che ha un'opportunità, si crea il se ci sta dentro da così tanto tempo o è completamente scemo o qualcosa di molto valido dietro c'è. Questo è l'inizio per avvicinare le persone a quello che facciamo. Ma questo riusciamo a farlo solo se mentre proviamo a essere credibili con la nostra presenza, sia qua dentro, perché ti dà energia per essere fuori e ovviamente fuori siamo anche piacevoli come persone. Perché se non sei una persona piacevole, non riesci a diventare credibile. Chiunque di voi domani va a bere un caffè con un suo amico e parla di qualsiasi cosa, compresa il network, io vi assicuro che farà sì che il suo amico, da dopo domani, guarderà le storie in un modo più sensibile, più vicino e più morbido. Quindi inizierà a non skippare delle storie che fino a due giorni prima schippava. Basta magari un caffè, un po' di gentilezza, un po' di modo conviviale di vivere la vita e si riesce a creare credibilità negli altri. Io ho una vicina che penso di non averci mai parlato per due anni che, che vivo qua vicino a lei e lei non mi saluta mai cioè penso che non mi ha mai salutato nella sua vita eppure ci incrociamo tante volte ma lei sempre sguadro basso e se ne va credo che un paio di mesi fa si è avvicinata quando avevo parcheggiato sotto casa e mi ha chiesto stai per casa andando in centro io non stavo andando in centro anche se il centro è a otto minuti da casa mia è perché ho lasciato la macchina dal meccanico e non ho un passaggio se tu fosse andato in centro mi avreste accompagnato io gli ho risposto no non sto andando in centro ma io va sicuro che se lei in questi due anni mi avesse semplicemente sorriso e salutato io l'avrei accompagnata anche se in quel momento non stavo per andare in centro lei non ha coltivato educazione e gentilezza nei miei confronti per due anni e nel momento del bisogno io per lei non c'ero poi per come sono fatto se in quel momento fossi dovuto andare in centro magari l'avrei anche accompagnata ma in quel momento non avrei fatto una cosa in più per una persona che non mi ha mai girato neanche un sorriso. Solo che lei non fa network, lei magari il suo futuro non si basa sulla relazione con gli altri, il mio sì e il nostro sì, e io questa cosa la devo coltivare, perché se domani una persona si vuole iscrivere e non mi vede presente, magari non mi scrive, e a una persona nuova che si vuole iscrivere o vuole comprare, non interessa nulla se io sono stato presente due giorni fa. Interessa oggi. Quindi io che faccio network non posso permettermi che la giornata di ieri, che può essere stata pesante, mi influenzi negativamente la giornata di oggi e io non mi alzi col piede giusto o non mi alzi con l'idea di essere presente in quello che faccio. Io non posso permettermi che la voglia di andare in vacanza per un anno difficile mi faccia staccare il cervello per 15 giorni o per 15 giorni scompaio dalla vita di tutti. Posso stare sul lettino e farmi il bagno, ma non posso scomparire. Perché vi spiego un'equazione. Se domani un cliente si sveglia e vuole comprare un prodotto, trova qualcuno che glielo vende. Se domani qualcuno si sveglia e vuole iscriversi in un network, trova qualcuno che lo sponsorizza. Se un venditore si sveglia e vuole vendere, può non trovare nessun cliente. Se una persona si sveglia e vuole sponsorizzare, può non trovare nessuno che ha voglia di iniziare a fare network. Il cliente può permettersi di scomparire dai radar. E riapparire un giorno perché tanto compra, perché l'offerta è tantissima e la richiesta è pochissima. Ma chi fa network non può permettersi di scomparire e riapparire sperando di trovare cliente distributore. Non può fare questo ragionamento. È vero che questa dinamica ti porta a perdere infinito tempo con le persone perché perdi energie, tempo, parole e soldi se vai in giro a offrire caffè con persone che poi. Non, è brutto da dire, ma non tornano utili nell'economia dello sviluppo della rete commerciale. Però questa cosa fa parte del gioco ed è una cosa obbligatoria da fare perché è impossibile avere il 100% di statistica. Cioè, parlo con due persone, faccio due clienti. Parlo con cinque potenziali distributori, faccio cinque distributori. È impossibile questa cosa. Il network è bello perché è un'analisi costante. Lo sono anche altre cose fuori dal network, cioè il, il primo lavoro o un'altra attività. O essere genitore o fare uno sport, sono tutte cose di analisi. Il network è un posto in cui ti analizzi tanto e nell'analizzarsi devi renderti conto pian piano di queste dinamiche. Inizialmente possono essere lontane dalla tua persona, poi si devono avvicinare. Soltanto che il network è potente perché non ti analizzi da solo, perché se te analizzassi da solo è impossibile essere equilibrato nel giudizio, perché se, o sei troppo superficiale e te la racconti tanto, o sei troppo severo e ti dai colpe che magari non hai. Il network è potente perché intorno ai persone che hanno più esperienza e ne sanno di più, che ti aiutano nell'analisi, perché ti fanno vedere delle cose in modo più chiaro rispetto a quelle che riesci a vedere te. Soltanto che se sei una persona superficiale nell'analisi, muori nel giro di pochi giorni, perché poi il dialogo con una persona che ne sa di più è devi migliorare, eh ma sono già migliorato no, non è abbastanza, devi fare di più eh ma ho già fatto tanto ma devi fare di più, eh ma guarda ce l'hai sempre con me, e, se, e muore così la conversazione, cioè quella persona non fa mai passo avanti, se sei severo tendenzialmente meglio, perché chi è severo comunque ha raggiunto uno stato di silenzio che sa che deve ascoltare determinate cose soltanto che anche chi è severo se non si confronta, va in difficoltà perché chi è severo si sente più lontano di quello che è rispetto agli obiettivi ma senza confrontarsi con persone che ne sanno come sto facendo io, perché io quello che vi sto dicendo sono cose che a me sono state dette, che ho metabolizzato, che ho capito, che ho vissuto sulla mia pelle e riporto. Col confronto ti analizzo e capisci a che punto sei. Se non lo capisci, il rischio è che a un certo punto inizi a smettere di considerare il network come una potenziale opportunità e inizi a pensare, ma tanto la mia vita non è poi così tanto male, tanto il mio lavoro non è così tanto male, tanto quello che guadagno è abbastanza, al massimo faccio mezza vacanza in Adriatico e non vado alle Bahamas, tanto le mie relazioni non sono così tanto male, ho un paio di persone tossiche attorno, ma va bene così, tanto la mia vita di tutti i giorni non è disastrosa. E inizi a perdere un pezzo che è il più importante di tutti, cioè che la tua vita può migliorare. In futuro può peggiorare, quindi dovresti adeguarti, ma non è il nostro caso, però la tua vita può migliorare. Perché è troppo facile essere nel fango, non poter andare sotto e neanche restare lì e essere costretto a migliorare. È un'altra roba avere una vita un minimo agiata e costringerti a migliorarla. È la stessa cosa di come lavori nel mese, perché il mese ha 30 giorni, però ne usi 12, 10. Usi i primi tre perché hai programmato e sei carico. Poi ti dimentichi che il calendario continua a scorrere dal 7 al 13. Poi qualcuno ti fa mezzo check, magari ti ripigli un attimo poi ti dimentichi che il calendario va avanti dal 17 al 24, poi ti svegli e guardi il back office e qualcuno in downline ha fatto degli ordini perché di colpo ha deciso di bersi tutti insieme quattro optimal set e magari ti ritrovi con abbastanza punti per fare qualifica e fai gli ultimi tre giorni in cui sei in apnea. Tendenzialmente funziona così. è il fatto di dire che ogni mese è un'opportunità, che è vero, certe volte è deleterio per il sistema, perché ti fa, cioè, se tutti i mesi sono un'opportunità, nessun mese è un'opportunità sono mesi standard. E il fatto è che chi inizia può avere dei ragionamenti sconnessi, ma chi lo vuole fare diventare un lavoro non può avere ragionamenti sconnessi. E il ragionamento sconnesso è volere una crescita costante nel mese senza essere costanti nelle azioni e pretendere di essere produttivi non essendo nemmeno attivi nel sistema. Queste cose sono sconnesse, cioè così lavorano i ragazzini che vanno per episodi gli uomini, gli adulti più che altro lavorano in modo diverso perché gli adulti sono quelli che portano numeri, sono quelli che fanno numeri, sono quelli che lo fanno diventare lavoro, sono quelli che sono costanti, sono quelli che non cascano fuori dai numeri che devono fare perché inizi e il tuo obiettivo ha tre cifre, poi inizia ad averne quattro, poi inizia ad averne cinque, poi da presidente poi inizia ad averne sei e diventa sempre più complesso se lavori da ragazzino, non ci arrivi neanche se lavori da ragazzino. E un ragazzino per avere i numeri di un adulto Deve diventare un adulto. 30 giorni dentro il mese ce li hanno tutti. C'è chi li usa meglio e li sfrutta meglio. È una piccola presa di responsabilità per farlo diventare un'opportunità, perché lo è. Quello che serve è presenza, per crearti credibilità e dentro qua e fuori da qua essere una persona presente, col sorriso, col buongiorno la mattina sui gruppi, con la condivisione, con l'evento in cui scambi parole con le persone serve questo per fare questa attività ancora prima della competenza di tante altre cose serve questo manca tanto alla fine del mese io aspico che ognuno di voi viva 15 giorni di livello perché eventi come il congresso nella vita di una persona possono anche non arrivare mai certe volte arrivano solo una volta altre volte se sei più fortunato e stai dentro un'attività del genere per tanti anni ti arrivano magari una volta all'anno una volta due, ogni due anni ma congresso a Milano non è una cosa che capita spesso. E io vi assicuro che pigrizia in questi giorni ti porterà a stare seduto al congresso e vedere altri andare sul palco e iniziare a pensare sai che con un po' di sbattito in più sul palco ci andavo anch'io a condividere un momento che nella vita magari non torna più. Quindi sono giorni da sfruttare per raggiungere degli obiettivi perché io vi assicuro che chi di voi arriverà al congresso andrà dalla persona che... Gli ha rotto le palle per fare qualifica per andare al congresso e gli dirà grazie di avermi scassato per 30 giorni o 25 giorni o 15 giorni. Vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio ovviamente due Valle per l'intervento che hanno fatto. E ci vedremo presto al bootcamp, poi al congresso, poi in Croazia, poi un po' dappertutto e nient'altro. Buona serata a tutti.